Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video, questa volta video make up perché ho deciso di registrarvi il tutorial di questo make up che indosso adesso perché mi è stato veramente strarichiesto. Io, come vi avevo già detto, non sono una gran patita, ma soprattutto vedo che comunque i tutorial di make up non vanno un granché sul canale perché... Cioè, è normale, no? Io tratto magari di altre tematiche, quindi so che possono interessare poco alle ragazze. Però visto che questo tutorial mi è stato veramente molto richiesto, quindi mi sono convinta, perché visto che mi è stato veramente così richiesto, e io sono felice, ecco, sono felice, non sono una make-up artist, ho fatto dei corsi di trucco, però comunque non è il mio lavoro, ecco. Sono contenta però che vi sia piaciuto. In questo video vedrete all'opera soprattutto i prodotti della linea Autumn in New York che era uscita da Lidl qualche mese fa. Vi lascio comunque qui in sovraimpressione, vi lascio comunque il link diretto a quel video dove vi mostravo tutti i prodotti che avevo acquistato. Quindi diciamo che è stato ispirato dai colori di quella linea di make up. Utilizzerò anche altri prodotti, ma comunque ragazze, a parte un unico prodotto, il resto sono tutti veramente prodotti low cost, quindi questo è un make up super low cost. Quindi nulla ragazze, vi mostro tutto nel video, io spero che vi possa piacere. Se vi va ragazze iscrivetevi, ve lo dico in ogni video, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram, vi lascio giù nell'info box il link all'account. Io vi lascio alla realizzazione di questo make up, spero vi piaccia e a presto, ciao! Eccomi ragazzi, allora io mi sono intanto legata i capelli e poi sono seduta tipo mezza per terra, ma a parte questo io ho già fatto la base come vedete e ho già fatto le sopracciglia e un occhio. Vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato perché se vi facevo vedere tutto il trucco completo non finivamo più. Allora, come base io ho usato il fondotinta, questo qua, il sublime di Puro Bio, che me lo vedete nei miei tutorial perché lo uso sempre solo lui. Come correttore questa volta, anzi come sempre, ho utilizzato il 100L di Wycon, questo qua in stick che ormai è finito e devo ricomprare. Ho mattificato il tutto con 02 Dark Matte, questa qua mi trovo molto molto bene e utilizzo la terra e non la cipria perché ultimamente mi è rimasta ancora della abbronzatura, strano ma vero, quindi se uso la cipria risulto troppo bianca, quindi... Per le sopracciglia ho fatto un mix di due matite e ho usato questa qua di Cien che ve l'avevo già mostrata in un sacco di video, è la Light Brown, che mi trovo molto bene, e ho utilizzato anche la numero 03 di Kiko. Poi, visto che tendono un pelino al rosso queste matite qua, ho pettinato le sopracciglia ed ho, diciamo così, smorzato un po' quell'effetto arancione con il Make Me Brow, questo gel di Essence. Quindi ragazze, andiamo a finire il make up insieme, vi faccio vedere come si fa questo trucco occhi e poi facciamo il resto del viso. Eccoci ragazzi, allora per prima cosa io utilizzo la matita, questa qua, 05 Frosted Rose CN, e la vado a praticamente mettere sulla palpebra mobile, non eccessivamente perché, vedete, perché è molto cremosa e la vado subito a sfumare con le dita. Vado a dare, diciamo così, la base al mio occhio. Perché poi vado, visto che questa è una matita morbida, come vi dicevo, non si asciuga, vado a tamponarla con una polvere e in questo caso uso questa qui, che è Toasted della Naked. Vado a prelevarla con un pennello a lingua di gatto. Il colore è molto simile. Io la utilizzo questo colore perché ha una nota più spenta, in quanto questa matita è veramente... diciamo così, troppo rosa per i miei gusti. Ok, a questo punto prendo un pennello di quelli da sfumatura, io ne uso uno molto sottile, e prendo Buck, che è questo qui. Vado semplicemente qua nella piega dell'occhio a creare innanzitutto un punto di colore e tiro un pochino questo colore verso l'alto, poi vado a sfumarlo, quindi non faccio altro che andare a portare un pochino nella piega dell'occhio questo marrone.
A questo punto vado proprio con le dita a sfumarlo, perché io mi regolo molto meglio con le dita che con i pennelli, quindi vado con il dito a sfumare innanzitutto la parte superiore verso l'alto e poi vado in questa zona qui a sfumare anche qua col dito. Tampono, non tiro, tampono e porto verso l'esterno. Ok, fatta la sfumatura vado a riprendere di nuovo un po' di BAC e lo vado a mettere nella rima inferiore dell'occhio. Con l'altro pennello vado a riprendere un po' di Toasted e lo vado a mettere nell'altra metà della rima inferiore dell'occhio. La base dell'occhio è velocissima ed è già pronta. Io vado a usare una matita nera e vado a metterla nella rima esterna dell'occhio inferiore e nella rima superiore dell'occhio, ma comunque sempre rimanendo verso l'esterno. Con un pennellino a lingua di gatto molto molto sottile, come questo, è piccolino, vado a sfumare la mia matita nera. Comunque ragazze, questo non toglie che voi non possiate usare un eyeliner, perché a me piace tantissimo l'eyeliner, ma su di me non me lo vedo proprio. Pennellino che è molto sottile, mi aiuto a tirare una linea come se fosse una linea di eyeliner. Riprendo il mio pennello da sfumatura e vado a sfumare il nero della matita. È pressoché finito, vado ad utilizzare il mascara e io uso questo qua di Essence, che è molto molto incurvante, allungante e ottimo. Non me l'avevo mai mostrato questo mascara qui, ma mi piace tantissimo e lo vado a mettere abbondante. Io vado a fare due passate e faccio attenzione ovviamente a non sporcarmi, cosa che faccio sempre. E voilà, il make up occhi è finito. A questo punto andiamo a concludere il viso. Allora, sulle guance io vado a riutilizzare la mia terra di CN, questa qua è quella che vi ho mostrato prima, la Dark Matte, e utilizzo un pennello di quelli angolati. Lo vado a stendere proprio sotto l'osso zigomatico per andare a definire un pochino di più il viso. Me lo metto anche di qua. Come blush utilizzo questi qua della palettina di Essence, che sono della Blush Play, che c'è, ci sono dentro due tipi di blush e un illuminante, ma non è che mi faccia impazzire un granché questa palettina. Non colora per niente. Per ultima cosa vado a mettere il rossetto. Allora, nel video, quello lì dove voi avete visto questo make up, io avevo utilizzato un rossetto, anzi un burro labbra di CN, ed è questo qui, il numero 32 Fifth Avenue, che è un burro labbra molto scuro color vinaccia ed è quello che andrò a utilizzare ora. Però se voi volete una cosa un pochino più allungatenuta, perché comunque questi burri tendono a dopo un'oretta tendono a svanire o comunque andare un pochino nelle pieghette, allora a quel punto lì vi consiglio piuttosto un rossetto. È sempre della linea Fifth Avenue. Due che ho comprato e che mi piacciono molto sono il 47 Carrie's Kiss, che è questo rosso molto bello, che lo uso spesso anche nei miei video, quindi me l'avete visto su sicuramente. Oppure se pensate che questo make up sia già abbastanza importante sugli occhi e volete andare più sul leggero, sempre della quella collezione lì, io avevo comprato il 48 Miranda Nude, che è un classicissimo nude, quindi potete tranquillamente andare ad utilizzare un colore nude.
Ok ragazze, questo è il make up completo, io mi sciolgo i capelli. Spero che questo tutorial di trucco vi sia piaciuto ragazze, io fatemi sapere se vi piace con un pollice in su, scrivetemi cosa ne pensate, se siete contente di aver visto questo tutorial che ci ho messo una vita a registrarlo. Io vi mando un bacione ragazze, ci vediamo prestissimo in un prossimo video, ciao!